Oggi siamo in una nuova recensione. Oggi recensiremo un microfono, il Samsung C1, che è un microfono da studio a condensatore. Allora, io vi lascio il link come sempre ad Amazon. Il link lo potete trovare nella descrizione. Allora, il microfono verrà consegnato all'interno, naturalmente, del pacco dell'Amazon e è custodito all'interno di una valigetta. All'interno di questa valigetta ci sono dei manuali di istruzioni e il microfono. Il microfono è XLR, ha un ingresso XLR con connettore placcato in oro e quindi servirà una Phantom Power. Lo potete collegare ad un mixer o a una scheda audio esterna. Io vi metto il link anche del mio mixer, qui lo collego, che è un Behringer Xeon 302 e servirà appunto una Phantom Power. Una cosa che non mi è piaciuta però di questo microfono è che all'interno della confezione mi aspettavo almeno il cavo, anche se non ne davano uno molto buono, però almeno il cavo ce lo potevano mettere. E adesso vi farò vedere come si collega. Allora, adesso vi farò vedere come si collega il microfono al mixer. Allora, io ho comprato un cavo perché, come vi ho detto già, non è in dotazione, quindi ho comprato un cavo della Urin e questo non ha i connettori placcati in oro, sono normali, comunque va bene lo stesso. Allora, adesso dobbiamo collegare al mio mixer il cavo, quindi dovremo collegare questa parte qui al infrared XLR. Ok, una volta collegato, dobbiamo collegare questa dietro il microfono. Ok, quindi la colleghiamo dietro il microfono. Ok, a questo punto possiamo notare che il microfono si accenderà una lucina blu se avete una webcam come le ho io ho una Logitech Pro 9000 e sì, potete registrare anche con il software della webcam, però andando a impostazioni e mettendo il Samsung C1 come microfono e non quello della webcam. E adesso io sto registrando con un Samsung M5 che si trova un po' più a sinistra. Adesso vi testeremo questo microfono. E l'asta che vedete qui non è data in dotazione neanche questa, l'ho comprata a parte e è del Android. Vi lascio il link anche di questa.